Presidente, innanzitutto la rivediamo coi pattini dopo qualche anno. Sta ricominciando? Beh, dopo qualche anno, sì, ho messo i pattini dopo 10 anni che non mettevo i pattini, ma mi sono divertito, è molto divertente. È come andare in bicicletta, non si disimpara mai. Poi io l'ho fatto per 40 anni della mia vita al giocatore di hockey, quindi è una cosa per me come camminare. Però è bello qua in mezzo alla piazza, è divertente. Senta, un'iniziativa questa con la Regione Lombardia che porta il ghiaccio nel cuore di Milano, un ghiaccio che qualche problema ce l'ha avuto e la storia dell'hockey a Milano ha dovuto passare un'altra pagina un po' difficile. Come la inquadriamo? Ma difficile, sì, molto difficile in generale lo sport in assoluto, non solo l'hockey, come vediamo anche nel basket, sono squadre che si autoretrocedono, la situazione economica è quella che è. Noi abbiamo deciso di fare diciamo, il passo che potevamo permetterci e progettare qualcosa per il futuro. Allora invece che andare a fallire o chiudere, abbiamo deciso di scendere in Serie B, giocare con i nostri ragazzi, fare una squadra competitiva, continuare col settore giovanile che è quello che ci preme, fare degli eventi, avere visibilità, portare il nostro pubblico e da lì crescere di nuovo. Questo è l'obiettivo nostro, quello che noi volevamo fare. Quindi è chiaro che sembra, ma non è un passo indietro, è un momento di ripartenza, l'abbiamo interpretato così. Ecco, i tifosi sembrano aver capito questo messaggio. Forse non tutti, a quelli che ancora hanno dei dubbi, che cosa intendi dire? Ma io non si può, noi sono anni, allora io quello che vogliamo, sinceramente non posso che dire venite, credeteci, noi siamo nell'hockey da tanto, negli ultimi 8 anni siamo andati sempre meglio, siamo cresciuti, il pubblico è venuto, quello che facciamo lo facciamo per il bene dell'hockey. E quindi quello che posso dire è che i ragazzi in campo ci danno tutto e stiamo cercando anche di fare un buon campionato, stiamo andando sempre meglio e io sono convinto che andrà sempre meglio così per il nostro futuro. A proposito di ragazzi, oltre a quelli con i pattini avete una grande risorsa che chi segue l'hockey a Milano sa di cosa parliamo, insomma, il proprio tifo. Noi abbiamo un pubblico fantastico, il primo pubblico d'Italia nell'hockey e ci stanno seguendo benissimo e hanno capito che noi lo facciamo per loro e si divertono perché è un bel campionato. Io non voglio criticare la A1, ma la A1 sicuramente è meno interessante di quello che sta succedendo nella B.